E welcome back guys, qui è Frixo Skyper. Oggi non andati sul canal Clan per dare questo nuovo fantastico video. Ragazzi, il gameplay di oggi è stato eseguito dal nostro Rice Big, è vero, proprio lui, il nostro professore del Pub Stomping, il nostro clipper, il nostro feeder, tutt'uno. Quando si degna e decide di fare gameplay, ragazzi, ci porta questo gameplay di veramente alta fattura, ovvero un 88 gunstreak eseguito in solo sulla mappa Ride, postazione squadre multiple, con uno scaracca, silenziello, corcarello, dio penarello. Comunque, prima di passare ad altro, vi voglio dire una piccola cosa. Nella partita c'è un certo Daniel Kenway, che credo che molti di quelli che giochino su PS3 squadre multiple per la maggior parte lo conoscano. È diciamo un tryhardino, per chi lo conosce è anche un bimbo, se così si può dire. Purtroppo gli è aggiornato contro e non si capiva se lo doveva uccidere, se saltellava di qua di là. Comunque Miki non ci ha potuto fare niente, ha fatto il gameplay. Comunque poi morirà varie volte, quindi potete constatare voi. Come vedete poi morirà in una maniera veramente brutta, aveva una doppia davanti per fare questo benedetto triplo in solo. Infatti vi ricordo che sono solo 2 kill al triplo. E purtroppo è morto in una maniera veramente assurda, lo vedrete più in là. Comunque ragazzi, l'argomento di oggi è un argomento abbastanza carino, ovvero vi voglio portare le nuove serie TV che usciranno nel 2015. Allora ragazzi, partiamo con i due titoli che forse saranno anche gli unici di cui parlerò in questo commentary. Come ben sapete, ci sono due ci sono alla fine cartoni animati più amati da tutti i giovani e da quelli che hanno anche dalle nuove generazioni, anche da quelle un po' più vecchie, tipo mio cugino che ha ad esempio 30 anni, 20 anni, che resteranno per sempre, tra virgolette, nei nostri ricordi, e molti continuano ancora a vederli. Sto parlando naturalmente degli immortali, i Simpson e Dragon Ball. Ragazzi, ebbene sì, per chi ancora non lo sapesse, ma credo che ormai tutti lo sappiate, quest'estate usciranno sia... più che altro a settembre escono i Simpson, però quest'estate, anche se non c'è una data precisa, in Giappone uscirà a luglio la nuova serie di Dragon Ball. Appunto, usciranno la nuova serie di Dragon Ball e la nuova serie dei Simpson. La nuova serie dei Simpson si chiamerà i Simpson e basta, e invece quella di Dragon Ball si chiamerà Dragon Ball Super. Andiamo ad analizzare prima i Simpson. Allora ragazzi, come sapete già, purtroppo il doppiatore del famosissimo, la voce del famosissimo Homer Simpson è deceduta da almeno un anno o due, se non vado errato, e purtroppo è stata cambiata. Dico purtroppo perché la prima voce di Homer Simpson, il primo doppiatore, era veramente qualcosa di assurdo e ti faceva sganciare alle risate in una maniera assurda. Purtroppo, cioè, dipende, perché quando uno vede per la prima volta un film, ad esempio, no? Se voi vi vedete un film di Sylvester Stallone, che è sempre stato doppiato dalla stessa persona, ora non mi ricordo chi è, se voi sentirete un film di Sylvester Stallone doppiato da un'altra persona, vi sembrerà molto strano. La stessa cosa succederà anche con Dragon Ball, credo, molto probabilmente la voce di Goku, il doppiatore, è cambiato, e quello che è successo con la voce di Homer Simpson. Comunque, ora non vi voglio togliere niente e rabbrividire, però vi dico che moriranno due personaggi molto molto importanti nella serie TV dei Simpson, nel cartone animato. Vi dico questo perché è una tragedia, quando l'ho saputo mi sono quasi messo a piangere. No, e invece, questo ve lo dico proprio così per farvi capire quanta attenzione ci sarà nei prossimi, tra virgolette appunto, episodi, cioè nella prossima serie, è che Marge e Homer si separeranno. Ebbene sì, si scoprirà che Homer era affetto da narcolessia, se non vado errato, da ben 2 anni, non mi ricordo, cioè da 2 anni, nel senso non il nostro arco temporale, l'arco temporale dei Simpson, e purtroppo si separeranno e Homer si innamorerà di un'altra persona di cui non vi dico chi è. Inoltre moriranno questi due personaggi molto importanti nella serie e veramente non si saprà più se i Simpson resteranno quelli di una volta, o se con questa cosa i produttori, ovvero l'ideatore Mark Gregoring, spero farà un flop, oppure darà quel tocco di classe, quel tocco che mancava in qualcosa che forse era sempre troppo
puntata, perché ormai ragazzi, cioè le puntate Simpson alla fine ormai le abbiamo viste tutte, non c'è una nuova, una vecchia, quindi forse era troppo uguale, quindi qualcosa di diverso c'è. Invece passiamo a Dragon Ball Super, che è la cosa più importante secondo me, perché io preferisco Dragon Ball. Comunque ragazzi, Dragon Ball Super, allora, innanzitutto partirà, cioè il primo episodio ripartirà. E comunque qua ora sto vedendo che muore, e comunque vi lascio la partita che continua, non vi lascio solo le gantri così anche per parlare. E comunque appunto ragazzi, continuerà dall'epica, dalla forse più famosa sfida che ha dovuto affrontare Goku, ovvero Goku contro Majin Buu, che vi ricordo che naturalmente Goku ha vinto. E ripartirà da lì, e non si sa bene ancora cosa ci sarà di nuovo, perché ancora non sono state date informazioni. Infatti in Giappone dovrebbe uscire a luglio, in Italia ancora non c'è una data certa. Quello che c'è di certo è che molto probabilmente sarà sempre appassionante, come alla fine ne sono stati tutti Dragon Ball. Vi ricordo che forse è l'unico che era un po' così era stato Dragon Ball GT, che forse non aveva soddisfatto diciamo quello che serviva per dare una scossa ai fan, però è stato bello lo stesso, quindi credo e spero che appunto abbiano fatto qualcosa di veramente molto buono, anche perché è risaputo che i giapponesi su queste cose sono praticamente imbattibili. Gli unici appunto che arrivano contro i giapponesi e diciamo i Simpson e diciamo quelle serie tv tipo i Griffin, quelle cose americane che arrivano quasi, ma i giapponesi su questo non si battono. Comunque ragazzi, spero che questo commentary abbastanza di attualità vi sia piaciuto, spero che non vi abbia rovinato troppo la sorpresa. Comunque qui il gameplay sta giungendo al termine, mi raccomando passate dal canale di Miki, troverete il link in descrizione. Qui da Frixos è tutto, ci si becca un prossimo video, belli riga, la wanna sganch. All your calibration, do the mumble like a crazy nigga.